Un occhio grande al centro della copertina, simbolo degli illuminati, simbolo esoterico all'interno del triangolo che vede tutto, come anche a significare che la musica sta al centro di tutto. La proposta torinese, che definire stoner e elettronica in un insieme di tracce è solo la punta dell'iceberg, dove invece al di sotto nasconde un insieme di sonorità molto più ampie. Scopriamo quindi insieme chi sono i The Porter, ma dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti su Rock Blog. A Torino, nel 2009, il progetto The Pot è un duo formato da Emanuele Bertasso e Simone Seminatore. La musica è un rock di stampo stone dal forte impatto, dove però la componente elettronica è una costante. Nell'anno successivo firmano per l'etichetta indipendente Sinusite Records per dar vita al loro primo album To Those in the Eyes of God. Si aggiungono al duo Simone Roseo al basso, Emanuele Micelli alla batteria, Fabio De Filippo per le parti elettroniche, Emanuele Bertasso è il cantante e Seminatore alle chitarre. L'album si compone di 9 tracce e una ghost track per una quarantina di minuti in totale, diciamo anzi 34 considerando la ghost track. Partendo proprio dall'iniziale, The Hollow, con i suoi suoni sintetici e le voci sospirate in stile horn, la musica esplode poi con un ritmo sostenuto da headbanging, una jam sembra tra i Nine Inch Nails e i Queens of the Stone Age. Prison of Social Conformity, più calma e riflessiva invece. La voce più simile a Chino Moreno, con batteria, synth e un pianoforte. Il finale, come una cantilena, tra chitarre ben in evidenza. È uno fra i pezzi migliori secondo me. Mostrano invece i muscoli in Showing the Muscles, riff granitici e un muro di chitarre. Per questo pezzo mi ricordo molto i Misery Loves Company, dove però poi sulla metà si calma, ma solo apparentemente, e il basso rimane a fare il tappeto sonoro tra i synth harsh e le voci rabbiose che ci portano fino alla fine. Intimas invece parte prepotente, qui sono i Nine Inch Nails di Downward Spiral, riff malati e improvvisi in cambi, la voce mutevole segue ogni cambiamento, facendo da collante fra ogni refrain. Si arriva a Sick, potente e malata come dice il titolo, bellissimo il pulsare del basso che come un macigno insieme alle chitarre prosegue fino quasi alla fine, dove si rallenta tutto e la voce di Emanuele rimane la vera protagonista, maestosa nelle sue progressioni, incredibile. Inizio parlato in italiano per la splendida The Lost Heart of Pretending, con un grazie, grazie, grazie. Qui il chiaro stampo di Reznor si fonde a qualche riff che ricorda addirittura i Marlene Kanz, quelli di Catartia. Ritmi semplici ma efficaci. Il piano Wurlitzer arriva in maniera inaspettata, insieme a una batteria effettata di delay che spiana la strada per la più elettronica In This Hole. Anche qui i paragoni si sprecano. Bello il finale fra suoni cacofonici e ritmi punk. Arriviamo alla splendida Alice, unico pezzo dell'album cantato in italiano, con un inizio elettronico e molto intimista tra voci effettate. Il pezzo alla fine diventa massiccio e rabbioso e a fare da collante fra queste parti, voce di bambine e cori di filastrocche, bellissima davvero. SBV chiude il disco, tra ritmi desertici all'inizio e dei synth molto morbidi. Le chitarre a un certo punto arrivano e alzano il tiro fino alla fine della canzone degna dei migliori Sonic Youth, dove arriviamo alla coda poi finale, verso 4 minuti, dove lo stesso synth iniziale chiude il cerchio, poi il silenzio fino alla ghost track, a meno di 2 minuti dalla fine, dove arrivano voci registrate, sembra, per la strada, ritmi di danza fra tamburi e djembe, comunque niente poi di così fondamentale. L'album si lascia ascoltare benissimo, il minutaggio dei pezzi così breve gioca a loro vantaggio, in quanto questi non risultano mai noiosi, ma anzi il fatto che i ritornelli e i vari cambi talvolta non si ripetano mai all'interno della stessa canzone o quasi mai, fa sì che ogni volta, ogni ascolto, si trovi qualche suono, qualche sfumatura che magari prima non si era notato. Perché sì, quest'album vive di piccole sfumature, di piccoli particolari che rendono bello
bella ogni canzone, un misto di rock alternativo con una componente elettronica mai troppo invasiva, ma anzi ben bilanciata al sound e al groove che la band crea. Un gruppo italiano che sicuramente non ha niente da invidiare a quelli della scena internazionale, ma che anzi, grazie alla sua genialità e al suo aver saputo in maniera intelligente aver trovato un loro sound ben riconoscibile, che si evince anche già dopo un primo ascolto. Ascolto che vi consiglio caldamente. Quindi vi lascio ai The Pot e per oggi è tutto. Un grazie da Tommy da Rock Duo. Ciao!